Ladri scatenati al Varignano, due tentativi di furto alla rivendita di tabacchi Fiorelli e al Penny Market. In entrambi i casi i malviventi sono stati messi in fuga dall'allarme. Pioggia, vento e fiume in piena, passa anche dalla provincia di Lucca la tempesta di Natale, ma senza provocare gravi danni. La magia del presepe di Valgiano per l'undicesimo anno consecutivo, la chiesina di San Quirico ha ospitato la suggestiva Natività. Lo sport, la Lucchese torna al lavoro dopo Santo Stefano, i rossoneri riprendono ad allenarsi per preparare al meglio il ritorno in campionato contro il Montichiari. Feste serene per il Viareggio, i bianconeri chiudono bene il 2013 grazie alle due vittorie consecutive in campionato, l'ultima nel derby contro il Pisa. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo della criminalità, ladri scatenati al Varignano, il quartiere di Viareggio, due tentativi di furto nel giro di poche ore. Vediamo le immagini, il servizio di Roy Lepore. Con delle mazze hanno cercato di rompere la vetrata della porta d'ingresso della rivendita di tabacchi Fiorelli in via del Pastore al Varignano la vigilia di Natale. Proprio il tentativo di infrangere la vetrata ha fatto scattare l'allarme collegato con la centrale operativa dei carabinieri. Quando sono arrivati i militari, gli autori del mancato furto erano scappati. La stessa rivendita era già stata presa di mira in passato. Per sfondare la vetrata e rubare era stata utilizzata un'auto. Per questo motivo il titolare della tabaccheria aveva poi collocato dei paletti di cemento per impedire l'accesso di veicoli sul marciapiede prospiciente il negozio. Tentativo di furto anche al vicino supermercato Penny Market in via Aurelia Sud al Varignano. Ignoti hanno infratto il vetro di una porta antipanico sul retro e poi sono entrati all'interno del supermercato, ma non sono riusciti a portare via nulla, messi in fuga dall'allarme. Da segnalare inoltre che la vigilia di Natale è stato rapinato un ragazzo in centro a Viareggio da un extracomunitario che con la minaccia di acido muriatico gli ha portato via 20 euro e un telefonino cellulare. Inutile dire che la gente è un po' preoccupata con questi episodi di criminalità. Ancora la cronaca, un armadietto blindato contenente armi è stato ritrovato da alcuni cacciatori abbandonato in un bosco a Sant'Alessio. Sul posto è stata chiamata la polizia. Nell'armadietto sono stati trovati tre fucili calibro 12, una pistola calibro 2 e 191 cartucce. L'armadietto è risultato essere stato rubato il 23 dicembre dall'abitazione di un 65enne di Vecchiano che aveva sporto denuncia. Le armi sono state restituite al legittimo proprietario, indaga la questura. Sempre la polizia ha denunciato per tentato furto quattro persone che avevano cercato di entrare in un'abitazione in via della Billona a Monte San Quirico. Erano però stati visti dalla padrona di casa ed erano fuggiti. I quattro, due nomadi, un marocchino e un albanese, sono stati poi intercettati nella stessa zona da una volante della polizia. E adesso parliamo del maltempo che c'è stato tra Natale e Santo Stefano anche in provincia di Lucca. Fortunatamente però non ci sono stati gravi danni. È transitata dalla provincia di Lucca senza lasciare gravi danni la cosiddetta tempesta di Natale, la perturbazione che aveva messo in allerta anche la Protezione Civile della Toscana. Pioggia e vento ci sono stati sia in Versilia che in Lucchesia, ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire solo per la caduta di qualche pianta. A Viareggio, a scopo precauzionale, è stato chiuso il viale dei Tigli per evitare qualsiasi pericolo ad automobilisti e passanti in caso di caduta di alberi. Qualche apprensione l'ha destata al livello raggiunto dal fiume Serchio, la cui portata però non ha superato i 700 metri cubi al secondo, senza raggiungere il livello di guardia. La Protezione Civile della provincia ha comunque monitorato la situazione fin dal giorno di Natale. Grande attenzione al fiume anche da parte del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha disposto la chiusura delle paratie di Filettole per evitare che le acque del fiume, ingrossato in fase crescente, potessero rientrare verso il centro abitato. Anche qui comunque il Serchio non è arrivato a raggiungere il primo livello di allarme. Il Tribunale di Lucca ha disposto nei confronti di un 45enne lucchese la misura restrittiva dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.
L'uomo, un negoziante del centro storico, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è responsabile di ingiurie, danneggiamenti e minacce anche con l'uso di un coltello nei confronti della moglie. Un difetto alla canna fumaria è stata la causa dell'incendio che si è sviluppato in un appartamento di Bozzano nel comune di Massarosa, per fortuna senza conseguenze serie se non spavento per una coppia di anziani e danni ad un divano, una sedia ed una parete dell'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma l'incendio fortunatamente era stato già in parte domato dai vicini di casa. E adesso ci spostiamo a Capannori. Come ogni anno, l'associazione Valle di Giano ha realizzato il tradizionale presepe nella chiesa di San Quirico. I membri dell'associazione chiedono però alle istituzioni che si intervenga al più presto per ristrutturare l'edificio. È una tradizione che si ripete da ormai 11 anni. La piccola chiesa di San Quirico a Valgiano si anima per ospitare il presepe, che i volontari dell'associazione Valle di Giano allestiscono in occasione delle festività natalizie. Le 11 statuine della Natività risalente al 1700 sono circondate da uno scenario ogni anno differente. In questa realizzazione protagonista è l'acqua. La grotta si affaccia su un lago in cui i pastori vengono a rendere omaggio al Salvatore a bordo di una barca a vela, mentre sullo sfondo si intravedono alcune cascate. A fare da cornice alla scena le montagne, su cui sorgono i paesi che si accendono nell'alternarsi del giorno e della notte. Sullo sfondo alcuni personaggi si muovono mentre dal cielo inizia a nevicare. L'intero allestimento è realizzato con materiali rigorosamente naturali e provenienti dai boschi e dai prati della zona. Ma il presepe di Valgiano non finisce con la sola raffigurazione della Natività. Per animare l'antica chiesa, l'associazione ha organizzato una serie di eventi collaterali, con degustazioni di bruschette e cioccolata calda e gli immancabili necci la domenica del 12 gennaio. Ancora una volta, però, i membri della Valle di Giano lanciano un accorato appello alle istituzioni perché si cerchi di provvedere alle opere di ristrutturazione della chiesa di San Quirico, che versa ormai in condizioni preoccupanti a causa delle numerose infiltrazioni dal tetto e alla congiunzione con il campanile. Prima di chiudere, una notizia triste: per Altopascio è morto Massimo Scialoni, ex assessore del comune e tra i fondatori della lista Insieme per Altopascio. Un messaggio di cordoglio alla famiglia è stato inviato dal sindaco Maurizio Marchetti. È tutto per questa prima parte del TG, adesso ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.